Ebbene, oggi con questa seconda intervista vogliamo continuare le nostre riflessioni sulla cosiddetta terza età. Nel convegno di oggi emergerà evidentemente come la terza età attuale sia vista come una vera e propria risorsa. Anziani, per così dire, perché non possiamo neanche più usare correttamente questa tipologia di definizione, perché ad oggi arriviamo addirittura a parlare di quarta età. Allora, professore, quando diciamo terza età, che cosa intendiamo come range? Allora, ormai il range anagrafico è molto, molto ampio, soprattutto per quanto riguarda la mia attività di audiologo, cioè di colui che si occupa della capacità di sentire. È ovvio che uno dei sensi che più facilmente si deteriora con l'andare degli anni è l'udito, e il ruolo dell'udito nella vita sociale e nell'aspetto cognitivo di ognuno di noi è fondamentale, proprio per evitare quell'isolamento che purtroppo accade nelle persone di una certa età oggi. Quindi diciamo l'aspetto proprio dell'udito e della socializzazione deve essere tenuto in primo piano. Ecco, quindi parlando proprio di questa sua specializzazione, che diventa fondamentale, ecco, che cosa possiamo dire ad oggi? Cioè, la terza età, diciamo, ha bisogno di supporti in quest'ambito, e come sono questi supporti? Il supporto che purtroppo è visto, sempre mal visto, sono le protesi acustiche, ancora sì. Sembrano la stigmate di un problema che molte persone tendono a evitare. Purtroppo però l'aspetto uditivo, essendo così prioritario nella qualità di relazione, nella vita di relazione, deve essere strettamente osservato e curato e valutato mano a mano che gli anni passano. Quindi una corretta valutazione della capacità uditiva di ognuno di noi è fondamentale per poi eventualmente intervenire con dei sussidi o delle protesi. Ecco, ma poi secondo lei come mai? Perché accettiamo come cosa normale gli occhiali, per dire, no? Che comunque, al di là del fatto che ci sono anche i bambini che portano gli occhiali, però sono comunque un segno evidente dell'età che passa, l'averne bisogno, no? Allora, si accetta l'occhiale, ma l'apparecchio acustico no. Ma come mai, secondo lei? Di chi è la colpa? La colpa non si può dare a nessuno, fa parte della nostra cultura. Da sempre si è visto che il soggetto sordastro è poco intelligente, ma non perché aveva un'intelligenza minore, è perché è stato poco stimolato, perché non sentendo veniva quindi etichettato come persona poco intelligente. E quindi diciamo la protesi acustica ricorda ognuno di noi come queste persone meno fortunate, e quindi che sentivano meno, possano avere un problema di intelligenza che è tutt'altro che quello che è in realtà. Bene, noi adesso andremo a sentire il nostro convegno, ci saranno dei brillanti interventi e soprattutto io credo arriveremo alla fine di questa giornata a saperne un pochino di più su questa importante fascia d'età. Grazie.